Baton Rouge, 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 Baton Rouge. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, volevo farvi vedere questo pane, questa formatura con due passaggi in frigo. Calcolate che siamo a settembre, ma fa ancora molto caldo. Quindi farò uno già l'ho fatto perché qui sto facendo la formatura. Poi vi spiego più avanti come ho preparato il primo impasto. Quindi sto procedendo dopo aver fatto le due pieghe, due giri soltanto ho fatto di pieghe, e procedo ora a formare il filone. Allora, questo impasto, intanto che allargo per la formatura, questo impasto l'ho fatto ieri sera, e ho messo in autolisi le farine direttamente con il licoli, quindi con il lievito, ho lasciato 30 minuti, e poi ho fatto girare con la planetaria per portare ad incordatura. Intanto qui vedete ho piegato in questo modo, ho fatto una piega, ho lasciato un pezzettino sopra, adesso incrocio così i lembi. Ho naturalmente questo è soltanto un modo per fare una formatura. Ecco qua, spingo leggermente, non molto, per far sì che non rimangano dei buchi dentro, degli alveoli anomali, diciamo così. E chiudo ancora così. E quindi, come dicevo, una volta incordato, ho fatto direttamente le pieghe in ciotola, ho fatto tre giri di pieghe in ciotola, poi ho coperto e ho messo in frigo tutta la notte. Qui ora sto piplando il filone, come vedete, così lo allungo un pochino, eccolo qua, ed è pronto, lo chiudo bene. Quindi poi stamattina, ritornando all'impasto, al primo impasto, l'ho tirato fuori e l'ho lasciato acclimatare almeno un'ora e mezza. E poi ho fatto i due giri di pieghe e adesso sto facendo la formatura. E adesso questo filone va fatto lievitare di nuovo. E stamattina fa molto caldo, molto caldo. Avrei potuto anche lasciarlo a temperatura ambiente, ma questo dopo un'ora, due ore già sarebbe stato pronto. E invece gli faccio fare ancora un passaggio in frigo, anche perché devo uscire, non posso infornare subito. Quindi messo nel cestino con la chiusura sopra, insemolato per benino, adesso lo copro, lo allungo un pochino perché ok, lo copro con il telo. Posso anche mettere un altro telo, però poi ci metto una busta in plastica ben chiusa, questo perché in frigo il telo si inumidisce e quindi potrebbe bagnare il pane. In questo modo invece, vedete, chiudo per benino e infilo in frigo. Bene, eccoci qua, l'ho tirato fuori dal frigo dopo 4 ore. Come vedete si è gonfiato molto, adesso lo tengo naturalmente il tempo, un'oretta, il tempo di far scaldare, di portare il forno a temperatura. Vedete, è gonfio, è pronto da infornare. Ci metto un telo pulito, così un telo asciutto. E allora, questo è l'aggeggio che uso per tagliare il pane. Mi avete chiesto in tanti dove l'avevo preso, ma vedete, un semplice legnetto, un cucchiaio nel mio caso, spaccato in punta, mio marito l'ha spaccato, e ci si infila la lametta. Io adesso ho cambiato quella vecchia, ho messo quella nuova, facciamo sempre attenzione a non tagliarci. Quindi l'ho cambiata, ho tolto la vite, adesso ci ho messo quella nuova e rimetto la vite. Scusate, devo appoggiarmi per stringerla bene. Quindi è semplicissimo da fare, vedete? Eccolo qua.
questo è quello che uso per tagliare. Mi avete chiesto dove l'ho comprato, ma non l'ho comprato. chi fa da sé fa per tre, come si dice. Allora, vi ho buttato là anche il proverbio. Mi preparo la carta forno sulla pala con un po' di semola, sia sotto che sopra, così scivola meglio quando andrò ad infornare. Io lo faccio scivolare sulla teglia che è in forno, quindi già calda, niente pietra. Almeno io non, potrei anche usarla perché ce l'ho, però mi trovo bene così e continuo così. Ho ribaltato il pane, come vedete, bello fermo, bello sodo, non si è accasciato come tante volte succede quando c'è troppa idratazione, oppure quando è passato, scusatemi, quando è passato di lievitazione, potrebbe succedere. Questa volta è perfetto. Allora, ci faccio qualche disegnino così con la lametta, delle spighette. Ok, così velocemente, leggere. I tagli per i disegnini vanno fatti leggeri. Così. Mentre invece il taglio del pane, per far aprire il pane, va fatto più a fondo. Ecco qua, già si apre, guardate. Ok, quando il forno è a temperatura, quindi a 250, ho mandato già uno spruzzo di vapore, faccio scivolare dentro. Scusate se non ho ripreso, ma da solo è difficile. Quindi poi darò l'input per il secondo getto di vapore. Voi fate come volete, mettete un tegamino o l'acqua oppure del ghiaccio che fa formare il vapore. Dopo 20 minuti ho abbassato a 230 e poi ancora 220. Dopo, diciamo, quando stava già bello colorito, ho messo a 200 gradi. Gli ultimi 10 minuti a 180 gradi a spiffero, quindi il forno semiaperto. Qui l'ho appoggiato in piedi, in questo modo, perché così fuoriesce il vapore che è all'interno e si asciuga bene dentro. Ok. Una volta fatto raffreddare un pochino, sempre se ci riusciamo perché con il profumo del pane caldo è spettacolare. Delle volte andiamo a tagliare caldo, ma non si fa, bisogna farlo raffreddare un pochino. Eccolo qua, eccolo al taglio. Io direi che è venuto bene. Questi sono gli alveoli giusti per questo tipo di farina. Farina di tipo 1 macinata a pietra e un po' di semola. La semola, avete visto, ho messo soltanto 100 grammi. L'idratazione sta intorno al 70%, quindi è un'idratazione media. E io direi che va bene così, è molto bello. Sono soddisfatta. Bene, amici, come al solito, vi invito a condividere i miei video, a lasciare un like. E continuate a seguirmi. Ciao a tutti! Bye.